tutte, carissime amiche e carissimi amici, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a preparare uno spruzzino fai da te per andare a rimuovere la polvere e far in modo di non farla depositare dopo poco. Vado a prendere questo spruzzino di Lenor che ormai è terminato. Vedete, non c'è più niente, e in questo spruzzino di Lenor io vado ad utilizzare la cera L, la cera per i pavimenti. Vado a metterne un po' all'interno e con questo io andrò a spolverare, perché abbiamo visto sia io che anche voi tanti video su come spolverare i mobili con la morbidente, che comunque è una cera, o gli stessi antistatici o pulitori per i mobili sono comunque a base di cera. Io vado a miscelare in questa maniera e vi faccio vedere appunto come vado a spolverare. Eccomi, vado a prendere questo straccio giallo e vado a togliere la polvere su tutto il mobile. Basta agitare bene, e non soltanto le superfici verranno belle lisce al tatto, ma la cera andrà a nutrire i mobili. E in più la polvere tarderà a depositarsi, perché scivolerà da sopra ai mobili. Ecco, abbiamo passato così. Io adesso vado a risciacquare il panno e passo proprio l'ultimo step, proprio bello strizzato. Io però, siccome molte persone mi dicono no, ma tu pulisci sul pulito, io vi posso garantire che la polvere su questo mobile c'era. Voglio fare un video particolare perché voglio pulire metà comodino con questo spruzzino che ho fatto, che ho creato io, l'altra metà io la voglio fare con la morbidente, e così poi vediamo, visto che magari io posso anche non essere creduta, e poi vediamo dopo una settimana. Chiaramente io questo video lo metto già online, perché ovviamente è un video a parte, però io voglio fare proprio una prova che adesso vi faccio vedere, proprio per avere diciamo, fare chiarezza su questa cosa, se è vero che la polvere con la cera si deposita di meno di quando si va a fare con un normale spruzzino. Allora, eccomi, io sto molto spesso utilizzando questo rio a casa mia, vetri, specchi e superfici lucide con ammoniaca. Questo lo andiamo a mettere per terra, così facilitiamo il lavoro. Allora, io è una settimana che diciamo che passo sopra sopra, però non faccio proprio la pulizia fatta bene, perché cerco comunque di andare a fare appunto con lo straccio bagnato per andare a raccogliere. Io vi posso garantire che la polvere c'è, non so come farvela vedere, ma vi posso garantire che c'è la polvere. Comunque io adesso vado a separare praticamente la pulizia del comodino. Allora, in questa metà vado a mettere la cera, in quest'altra metà vado a mettere lo spruzzino. Allora, vado a fare con questo, con il classico spruzzino, faccio la metà
No, perché io sono proprio curiosa di vedere se risulterà appunto. Poi chiaramente vi farò vedere in un video a parte. Quindi abbiamo suddiviso il comodino fatto con due prodotti diversi. Adesso dobbiamo soltanto appurare se l'idea che io ho avuto di andare a spolverare con la cera L per i pavimenti è valida o meno. Bene, quindi ricordatevi di provare con la cera L, che la cera L o qualsiasi altra cera voi abbiate. Ovviamente per andare a spolverare io credo che non sia neanche non sia comunque intelligente andare a spendere per una cera 6-7 euro per fare i mobili. Basta una cera L, uno scansafatiche o una cera tot. Andate a creare lo spruzzino e andate a spolverare i vostri mobili. Io mi sto trovando benissimo, però io poi questa prova ve la farò vedere tra una settimana. Oggi è lunedì 20 febbraio. Io lunedì prossimo farò questa prova e poi vi farò vedere, vi darò proprio conferma se si è depositata di meno oppure è uguale. Bene, spero che questo video vi piaccia una volta online. Fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti. Un bacione e alla prossima. Ciao!